Dal 1836 al servizio della cultura e della storia di Napoli. Ci può spiegare a grandi linee questi quasi 200 anni di storia? 1836 perché è l'anno di fondazione. È una tradizione che, come puoi vedere, si tramanda da padre in figlio. Prima di me c'era mio padre Giuseppe, mio nonno Salvatore e prima ancora il mio bisnonno Carmine. Così via poi è arrivata a me. Sempre, diciamo, al servizio del presepe, se così vogliamo dire. L'amore per quest'arte ci fa andare avanti, anche sfidando, diciamo, le difficoltà, i momenti belli e quant'altro che caratterizzano questo mestiere. Come si sta preparando al Natale, visto che manca ormai poco? La preparazione adesso è il nostro lavoro è un po' cambiato, non è più quello stagionale, sai, del periodo natalizio, ma si inizia a gennaio e si sta concludendo in questo periodo. Si concluderà in questo periodo con la vendita di pastori che abbiamo preparato tutto l'anno. Già si cerca, per esempio, di intuire il pastore che andrà per la maggiore, ma quest'anno è abbastanza facile. Quello che va per la maggiore è Papa Francesco, come già dall'anno scorso è una delle figure più richieste. In calo sono un po' i giocatori del Napoli, viste anche le prestazioni altalenanti che stanno facendo. Poi ci sono quelli evergreen che resistono nonostante, diciamo, non siano più in auge. Ti posso assicurare che, per esempio, Berlusconi tira ancora, a differenza di quanto possa credere. Forse è stata detta che si vende rispetto a quella di Renzi molto ma molto di più. Diciamo che adesso tirano molto per la Campania, soprattutto i calciatori, tra tutti Hamsik, nonostante il suo periodo non sia di quelli migliori. Poi c'è sicuramente la nuova entrata Caglione, che sta andando molto forte, c'è Higuain, ma c'è anche Insigne, Lorenzo Insigne, che tira moltissimo. Poi altre figure che, per esempio, tirano moltissimo sono quelli di Made in Sud. Made in Sud che rappresentano proprio i personaggi napoletani per antonomasia, e quindi sotto questo aspetto tirano moltissimo.